campioni nel calcio e nella vita. A Palazzo Valentini 44 ragazzi tra i 13 e i 18 anni, grazie all'iniziativa I migliori della classe in collaborazione con il mensile Qualcio, hanno ricevuto un premio per essersi distinti durante la scorsa stagione calcistica per le loro qualità tecniche e morali, lealtà, correttezza, rispetto delle regole e degli avversari, come ci spiega l'assessore allo sport Patrizia Prestipino. Sono qui con particolare orgoglio insieme al direttore generale Calicchia per premiare questi ragazzi che hanno dimostrato di essere buoni calciatori, buoni osservatori delle regole e quindi sono sicura che saranno anche futuri buoni cittadini nel senso del rispetto del buon vivere civile. Insomma, questi sono i valori che dovrebbero emergere da iniziative come queste, soprattutto da chi pratica lo sport con questo comportamento e con questa mentalità. I vincitori, selezionati da una commissione di giornalisti ed esperti del settore, hanno ricevuto un buono per l'acquisto di libri dal valore di 100 euro. Un modo per avvicinare i giovani alla lettura e per stimolare la loro crescita culturale e l'amore per lo sport.